Posso già dire che io questo video non lo volevo fare. Ma qua che ti butto in mare, stai zitto. Ci tengo a dirlo subito, cioè guardate dove mi sta facendo andare Fere. Ci sta chiamando Steph. No. E lui ha due occhi buoni a differenza tua. Lei va. Tu e vai. Io sto qua, guardate, io sto qui, così, nascosto. Dove sei finito? Hai visto? Hai visto? Mi sto già nascondendo. Vuoi finire in cella, Steph? Dai, ti mettiamo in gabbia, sì, e rimani. Sì, preferirei. Vai. Preferirei andare in cella. Vai a fare il codardo, altro che pirata. Ma secondo te cosa troveremo, Steph? Beh, cioè, è solo una nuvola, allora, per mettere curiosità, o ci sarà un bel posto? Guarda, ti voglio far vedere. Secondo me avrà a che fare con questo che abbiamo appena scoperto. Qui possiamo vedere le tre reputazioni, sia come siamo messi, okay, e sia cosa sono. E l'Order of Souls è scritto in latino: Omnes in Servitium Animarum. Bel latino, Steph. Quindi, Fere, Omnes, l'uomo al servizio delle anime? Può essere. Penso, fammela rileggere. Si vede che non faccio latino da un bel po', eh. Anch'io non lo faccio da tanto, sono un parrugginito, però che poi a scuola non mi piaceva e non lo studiavo. No, anch'io ho sempre odiato, ma quindi credo che qua poca gente lo apprezzi, però magari a qualcuno comunque piace. Comunque, in linea generale, non promette nulla di buono e non credo che sia in quest'isola. No, neanche vero, secondo me è dopo. Perché se c'è qualcosa, penso che sia sotto proprio la nuvola, mentre invece qui chiaramente è ancora abbastanza, esatto, distante. Esatto. E comunque giralo bene, Steph, perché secondo me ci sono cannoni qua, eh. Vabbè, Fere, nel caso ci sparano un ci po'. Ci sparano. No, Steph, non voglio rompere la nave. Ah, prima ha capito, bene. Prima vuole andare dai teschi, poi ha paura di qualche cannoncino. Su, sì, mettiti, Steph, in un cannone e prepara a sparargli anche tu. No, è pieno di cannoni. E Fere, sto guardando col binocolo. Non c'ho voglia di fare il giro a largo, aspetta, ok? Aspetta. Che c'è? Ah, perché adesso è cambiata l'animazione, visto che è carino. Old boot port. Sì, perché l'hanno cambiata in base al tipo di città. Se vai in un outpost ha un'estetica, se vai in un forte è un'estetica, se vai in un'isola normale è un'estetica. Eh beh, sì, carino, ci è sta. È più che giusto. Fere, se mi stai alla vela, costantemente cambiamo l'angolazione. Sì, un attimino, e ci prendiamo il velo, proprio prendo. Di prendermi la cannonata in faccia. Ci prendiamo il velo, Steph, non il vento. Il vento. Il velo. Aspettate, voglio andare a modificare un attimo la mappa, perché sono curioso di capire dove vuole andare a parare. Noi stiamo andando. Però, Steph, c'è un problema. Qua. Stiamo andando in un posto che mi sembra strapieno di scogli. Ma proprio tanti. Quindi, secondo te, dove stiamo andando? Credo in quell'isola che ho segnato, no? Questa. Guarda. A livello di distanza con il teschio. Eh no, beh, certo, a livello di distanza potrebbe essere. Però stai forse iniziando no, anche a cambiare il tempo, aiuto. Mi viene comunque il dubbio, devo essere sincero. Guarda, è un viaggio più lungo del previsto. In ogni caso, quindi la mia predizione è che andiamo nel posto che ci permetterà di fare l'Order of Souls. Io lo spero. Se Steph ha ragione. Magari è la cosa più interessante da fare, perché per ora la mercanzia, se si tratta solo di raccogliere animali, non è così interessante. Poi sicuramente ci saranno altre cose. Sì, vabbè, come per sempre ora. Beta, quindi una parte di ciò, no, che sarà, certo, veramente gioco, certo. Quindi consolini, non valutate mai al massimo. Già avete visto quante cose hanno aggiunto da una beta all'altra. Ma poi dai, immaginate, certo, quando il gioco è ufficiale. Puoi mettere un teschio fluttuante con gli occhi accesi. Ma dai, non, niente ci può competere. Niente. Anche niente. Secondo me. Beh, dalla musica direi che siamo vicini, eh. È questo fortino che vediamo di fronte. È cambiata la musica, c'è una musica troppo spettrale in questo momento. È quello per forza. La penso senti? Sì, la sta aumentando. Oh mio Dio, che bello, sono straemozionata. Quindi c'è qualcosa, questa è la conferma che c'è qualcosa, perché non appena ci siamo avvicinati per bene è partita la musica. Che poi il teschio sembra ancora lontano, però sembra che calzi su questo forte. Calza su questo forte, quindi è qua. E contando che la musica è cambiata, questo è un segno, Steph. No, sì, guarda come sta diventando grandissimo in fretta. Oh, vedi mia, che sta diventando sopra di noi? Sì. Fere, ci stanno già sparando con i cannoni. Oh no. Ci hanno sfiorato? No. Sparano a raffica. Cavolo, vado a riparare. Pensa alle riparazioni. Sì. Shark Fin Camp. Ok. Ok, prendiamo la legna. Oh, mamma mia, che ansia. Ci hanno non preso. Non è una bella accoglienza, eh. Lo so, sì, per sì, è qua, guardate. Siamo io arrivati. Non riesco a vedere perché sto riparando tutto. Siamo arrivati. Qui sopra, qui sopra. Mi sono spostato in modo che quel cannone non ci potesse più colpire. Ottimo, cavolo, io voglio anche vedere. Tranquilla, per ora non c'è nulla interessante. Ok, allora un attimino che levo l'acqua che okay, abbiamo imbarcato. Ok. Porca miseria. Non so se ti conviene, Steph, ad andare a uccidere gli scheletri. Io rimango a riparare finché non se ne vanno. Stanno facendo un disastro. Ok, ho ammazzato uno scheletro a pistola, Fere. Ok, bravo. Era l'unico modo che avevo per farlo in fretta. Però
continuano a sparare. Continuano ad arrivare cannonate, sì. Steph. Lo so, devo andare da Vai, solo. Vai, cavolo, mi si sono riaperti anche quelli che avevo già tappato. Vabbè, consolini, non potevamo aspettarci un posto pacifico. No, certo. Andando qui. Devo prendere altra legna. Fere. Che c'è? È un problema. Dimmi. Ma devo lasciare la barca ad affondare. Cioè, come posso fare ad aiutarti? Muoio, sono morto. Sono morto. È difficile. C'erano ad aspettarmi tre scheletri, ma non scheletri normali. Come a non uno dato normali. Sette colpi non era ancora morto. Ma come? No, è un disastro qua, Steph. Continuiamo a prendere colpi. Hanno aggiunto le voci nella nave. Oddio, fantasma. Non ci sono ancora finito, ma non è che ci voglio tanto finire, mo. Non è che voglio. Che faccio, Steph? Mi dai una missione, amico? Io voglio unirmi all'ordine delle anime. Però voi non mi volete. Prendete il Capitan Steph. Diventerà Captain Nightmare Steph. Sì. Ti sei dato anche un nuovo titolo, Steph. Posso partire? Bravo. Ok. Bravo. Ok. Sto tornando a fare. Ah, ti prego, torno veloce. Sì che sta bene. Un po' bucherellata, ma sta bene. Arriva. Uff, ok. Ma non è che ci stanno mancando un botto, Steph. Sì, per fortuna gli iscritti non stanno sul pezzo. Di quanto ci stanno mancando, tu non hai un'idea. Ok. Ringrazio solo quello. Ma c'è poi un fortino che para i colpi. È incredibile questa cosa, capito? Ok. Qui tutto a posto. Sì, vabbè. C'è pure lo scheletro che spara. Mi ci mancava solo quello. Guardate, non muore. Due colpi di pistola e non è morto. Adesso sta scappando. Aiuto. Guardate, non muoiono. Non so se venire ad aiutarti a sto punto. Adesso ci hanno preso di nuovo. Anche perché prima o poi così finirò la legna, non posso durare l'infinito. Io non so cosa fare. Sto per andare a prendere il cannone e provare a sparare con quello. Spariamoli, vai, torna. Perché, cioè, stavo rimorendo. Cavolo. Dov'è? Steph, okay. Le ultime 5 assi e continuano a spaccarci la nave. Ah? Non resistiamo ancora per molto, te lo dico, eh. Ok, tranquilla. Cavolo, voglio andarci in quell'isola, non voglio doverci tornare. Ok. Fere, ma... Dimmi. Inizio a pensare che questi scheletri siano immortali. Dici? Dai, come immortali? Vuol dire che non serve a niente stare in quest'isola. No, ok. Soltanto due colpi di cannone per ammazzarne uno. Wow. Allora, da dove ce le devono sparare le cannonate? Però secondo me c'è qualcosa di particolare, Steph. Beh, sì, se è così difficile. E siamo esattamente sopra il teschio. Hai provato a guardarti sopra? Sì. Si vede proprio da sotto adesso. Ok. Allora, prendo munizioni per la pistola. Io non so abbiamo se provare banane? A scendere. No, non ne ho. Cioè, non ne abbiamo nella barca. Le dovresti avere tu se te le prendi nell'isola. Ce la fai venire com'è? Sì. Ok, vieni. Lasciamo perdere la barca per ora. Il problema è che se muriamo chissà dove riappariamo. Accidenti a noi. Già. Forse era meglio andarci di giorno, dico io, eh. Cerchiamo di ammazzare uno scheletro alla volta. L'ho visto bere qualcosa. Ok? Ok, l'ho ucciso. C'è una pistola, l'ho ucciso. Io sono bassissimo. Mi servono delle banane. Allora, spada muoiono in fretta, Steph, eh? Occhio. Cavolo, vuoto. Mi ha appena sparato. No, sono tantissimi, però mi uccidono, eh. No, sono troppi. Cavolo, Steph, erano almeno 10 questi. Te l'avevo detto. Sono morto anche io. Accidenti. Ma non può finire così che non combiniamo niente. Troppo difficile. Dimmi che la nave non è ancora crollata. È probabile che sia crollata. Dai, aprite. Aprite la nataportone. Muovetevi su. Capitano, apra. Abbiamo una cosa importante da fare. Ti serve una mano? No, ce la faccio. Sicura? Dire che non ha affondato un parolone perché quasi ha affondato, Steph. Sì, ce la faccio. Allora. Vediamo l'acqua che sennò qui si affonda. Aia. Via. Allora. L'acqua. Non abbiamo più assi, giusto? No. Ok, allora io ti do un attimo una mano col secchiello. Okay, e poi riparto. Ok, ci siamo. No, solo 3 assi e qua ci sono 3 buchi. 4? Sono appena colpito. Non ce la faccio più allora a ripararli. 5. Perché è comparso un cannone da uno scheletro qua a fianco. Ma non possono andare sui cannoni a caso tutto il tempo. Sono ripartito. Via, andiamo. Ci hanno colpito. Vai via. Ma affonderemo. Non ho più assi. È un viaggio triste, Steph. Oh no. Dimmi che esti di legno in qualche strano modo. No, ma credo di aver trovato un angolo da cui per loro è molto più difficile colpirci.
Ok. Ecco qua, come non detto. Boh. Cioè, ma state vedendo? In questo non c'era nessuno. Non c'era nessuno in questa. Affondiamo, Steph. È tutta bucata la nave, io non ho legna. Beh, lo immagino. Non ho legna. Lo immagino, cioè. Boh. Ah, che nervoso. Boh. Ci schiantiamo, è finita, è finita. Beh, io posso andare nell'isola a cercare gli assi di legno, no? Se ce la fai. In un'altra isola, dici? No, no, qua. Ah, ok. Aspettate. Accidenti, in che guaio, eh. Curva, 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 curva. Io non mi posso distrarre perché qua se si riempie d'acqua accogliamo a picco. Mi sa che ti do un attimo una mano per togliere ancora più acqua. Ok? Ma se ne forma in continuazione, tutta ci sono. Sì, lo so, ma così tu puoi riuscire a restare da sola a farlo. Sì, ma ci riesco, vai, 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 serve legna qui, vai Steph, vai. Ok. Serve assolutamente legna. Ok, vado. Comunque considera che io stavo cercando delle banane tutto il tempo e tutti i barili che ho visto erano senza. Wow. Quindi io temo che non ci siano neanche planks, però comunque ci provo. Cioè, non voglio mollare, non ci possiamo arrendere. No, no, ci abbiamo messo una vita ad arrivare qua, ma dimmi te. Magari di giorno ce ne sono di meno. Ora, che, planks. Ora che sta facendo giorno, magari ce ne saranno di meno. Le ho rubate, sto correndo verso di te. Vai, corri. Arrivo. Quanti ne hai prese? 7, 5, non lo so, dovrebbero il massimo bastare. Che si può prendere. Dovrebbero arriva, bastare. Arriva, 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 allora, arriva. Tappa prima tutti i buchi sotto. Ok. Allora, veloce Steph. Vai, 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 vai. Allora. Primo buco riparato. Ok. Mamma mia, che casino. Quanta acqua. Secondo buco riparato. Dai, okay. Col terzo buco, forza. Ok, terzo riparato. Quindi immagino che l'acqua stia rallentando molto, no? Sì, 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 sì. Ok. C'è un altro qua vicino a me. Ok, e credo di non poterne riparare altri, mi sa perché che li ho finite. Perché ne abbiamo altri due qui sopra, sì. Sì, un okay. Po' d'acqua le imbarchiamo da lì. Sì, ho finito. Vabbè, ce la fai a gestire, eh? Sì, 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 okay, sì, ormai torno è molto nell'isola. Più semplice. Torno nell'isola. Devi trovare altre planks, secondo me dobbiamo sistemare la nave e poi andiamo, andiamo insieme. Sì, sì, c'è un problema. Non bastavano gli scheletri, vero? Pure. Vero? Ma pure. Non bastavano, cioè, è un posto maledetto questo. Comunque guarda, anche se giorno continua a rimanere quest'aria di tempesta, non se ne va proprio via. Lo squalo è morto. È proprio un posto strano. Però finti i colpi. Vediamo. Vabbè, quello non è un problema, nella barca te li puoi rimettere. Lo so. Ok, almeno qui sotto i buchi sono pronti. Vabbè, continuiamo empty. A prendere acqua per quei due buchi, purtroppo. Se trovassi altri assi, potrei farti venire con me nell'isola. Esatto, è quello che sto puntando a fare. Però se io la mollo, anche nonostante i buchi siano in alto, prende acqua lo stesso, capito? Mm-hmm. Casino. No. Da dove arrivano? Muori, muori. Ti ho colpito un botto di volte. Vabbè, se vuoi parare più colpi, ok, uno l'ho fatto schiattare. Allora, mi sposto un po'. Devo giocarmela a livello tattico. No, non ho colpi. Sarebbe stata epica come scena. Mi dispiace, non morirci. Sono morto, sono morto, sono morto. Cioè, guardate quanti ne arrivano all'improvviso. Almeno sì, no, ne ho ammazzato no, un altro no, po'. No, 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 te ne arrivano all'improvviso. Un buco è andato. E l'altro è qua. Quindi, okay. Dammi dovremmo conferma. Dovremmo smettere di imbarcare acqua. Se adesso smette. Sì, dimmi mi sì. Sa di sì. Aspetta, prenditi i colpi. Sì, ok. Ok. Basta, non ne potevo più, Steph. Mi fanno male le braccia, guarda. Forza. Andiamo. Però li voglio vedere morti tutti, Da che parte li sei voglio andato? Vedere tutti morti. Sempre da lì. Ok. Spero di non beccarmi pure uno squalo perché mi ci manca solo no, quello. No, vabbè, l'ho ammazzato il primo. Io tutta felice andando a esplorare isole. Questa è un'isola maledetta. In tutto e per tutto, guarda. Però se manco i colpi. Ma stiamo scherzando, Steph? Da dove? Arrivo. Uno è morto. Ok, vai Fere. Ok. L'ho colpito alle spalle. Ma non riesco a prenderlo, cioè. Perché paracolpi. Ok, è morto. No, era un po' strano. Vedevo cose strane. Ok. Assi di legno. Perfetto. Prese. Occhio, 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 occhio. Fere, io continuo a correre. Ho bisogno di banane. Ok. Cavolo, è fortissimo questo. Te l'ho detto. Ce ne sono alcuni davvero strepitosi. E poi mi sparano. Lo so. Non li vedo questi. Mi stanno uccidendo. Ce ne sono nascosti sotto i pontili. Hai trovato banane? No. Guardalo, dov'era?
mi hanno ucciso. Non so da dove, non so neanche da dove, Steph. Cioè, muori che sei scarso, dai. Torna. Da dove? Come? È impossibile comunque. Guardate, quello si è bevuto una pozione per recuperare sì, la vita. Si bevono pozioni. Quello mi ha sparato. Sì, sono troppo intelligenti questi scheletri. Ma troppo, Steph, in una maniera esagerata. Non ce la faremo mai. No, non ce la facciamo. Cioè, devi essere almeno in 20. E poi perché non hanno messo banane, vigliacchi? Ci sono ancora planks, ne abbiamo preso anche altre. Quindi io possiamo finalmente altre, riparare. Lo so, lo so, lo so. Per sicurezza, quindi. Allora, la nave non è bucata. Quindi prendiamo qui davvero i barili allora, esplosivi. Ferma, Fere. Ma ce li abbiamo? No, lì ci sono nella. Okay. Capito? Quella è una buona ci idea. Serve un piano per andare. Un piano d'assalto. Perché così siamo già morti fin troppe volte. Sì. Banane. Ne abbiamo 5 a testa, quindi ci possiamo curare mentre combattiamo. Ci muoviamo vicini. Cerchiamo di accumulare scheletri dove ci sono dei barili esplosivi. Sì, e nel caso e ne spostiamo facciamo... proprio di barili esplosivi. Li facciamo esplodere. Continuiamo a combattere. E vediamo non se ce la facciamo. Cioè, lo so, Fere, sarà difficilissimo. Ma lì c'è qualcosa. O un tesoro, o un mistero, qualcosa c'è per forza. Okay. Quindi ci dobbiamo andare.